a voi oggi presenti in questa piazza, chiedo sì solidarietà, chiedo la nostra vicinanza al popolo ucraino, ma chiedo soprattutto di non abbassare l'attenzione e di essere pronti sempre disponibili a manifestare la nostra vicinanza di umanità a tutti i popoli che nel mondo vengono perseguitati giornalmente e bombardati da interessi economici. Non ci distraiamo. Oggi è importante ribadire questa cosa perché siamo alle porte dell'Europa, siamo nella nostra Europa dove ci sentivamo al sicuro, dove tutti noi si pensava non potesse mai succedere più qualcosa del genere. E invece no, quelle immagini, ripeto, crude, stanno entrando nelle nostre famiglie, i nostri ragazzini, i nostri bambini che preoccupati ci chiedono: papà, ma siamo al sicuro? C'è il rischio che arrivi qui la guerra? Le nostre famiglie, i nostri ragazzi sono spaventati da tutto questo e noi dobbiamo rassicurarli. Queste manifestazioni, ripeto, servono tanto a ribadire la nostra umanità, la nostra vicinanza e a fare pressione ai nostri governanti fin dove possiamo farlo, perché è normale che ci sono delle dinamiche geopolitiche di interessi economici che vanno anche al di là delle nostre potenzialità. Ma lo dobbiamo far capire che siamo contrari all'utilizzo della forza, siamo contrari anche ad armare i popoli, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare,